Allora, salve ragazzi, qui è Delta 38, siamo su Marvel Avengers. Giochiamo un pochettino, dobbiamo sbloccare un po' di cose. Prima di tutto, prima di sbloccare, vediamo se abbiamo delle missioni da fare. Vuoi fare una buona azione? Sì. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto Sì, possibile sono per quelle cose lottare per la libertà. giornaliere, facciamo, ce le togliamo dalle scatole. Cambiamo personaggio, perché Kate Bishop è di livello estremamente altissimo. Dobbiamo andare anche qua per prendere le altre Sarei missioni. felicissima se tu potessi aiutarmi con questo. Sì. Allora, mo facciamo le cose serie. Andiamo per di qua. Noi abbiamo già 1, 2, 3 e 4 personaggi. Io scelgo lui. Di cui metto lei, lei e lei. No, ho sbagliato. Lei, sì, lei. Lei e lui. A posto. Sì, scelgo lui. Sì, ho sbloccato la sua skin perché me la sono dovuto. L'ho voluto comprare, ragazzi. È troppo bella sta skin. Allora, vediamo un po' i personaggi. Il negozio è una cosa molto simpatica. Il negozio, bastardi che hanno messo. Ecco qui. A parte che ho ottenuto questo gratuitamente. Quindi alcune cose sono state. È stato gratuito questo. Però guardate qua che cos'è. Cosa c'è come skin. Guardate, guardate. Cioè, raga, parliamone. Per Hulk, cioè, Madonna che figata! Lo vorrei effettivamente prendere. Questa è una bella skin per Hulk, questa. Solo che non ho abbastanza soldi. Dovrò aspettare per la prossima volta per prendere Maestro. Sì, perché non ho crediti. E infatti, devo andare su qua, vedete? La mia situazione è questa. E con lui devo sbloccare tutta sta roba. Ecco. Credo che arriverò prima a sbloccare la skin di Scorpion. Ramin. Allora, vediamo un po' quello che ha. Ok, nastro, sciocchezza. Ok, poi. E dai, che. Oh, poi. Scusatemi. Sconfiggi. No. No, non mi interessa. Vediamo un'altra. Distruggi gli adattori. Ok, perfetto. Meglio. Allora, abbiamo le missioni. Vedete? Tutto, vedete quante ne abbiamo? Un bel po'. E poi abbiamo le nostre sfide. Vabbè, sì. Che poi mi dà fastidio che fa le cose esclamative. Sì, lo so che. Ok. Mo, giochiamo un po'. Perché ho cambiato e ho messo lui e non Kate Bishop? Perché c'è una missione che a me mi urta e ancora tuttora non riesco a farla. Guardate a parte quante missioni abbiamo, guardate. Dobbiamo fare questa comunque, uno, e mo la faremo. Poi abbiamo due. Wow, lo dobbiamo fare assolutamente. Il nulla oscuro non l'ho mai fatto, lo sapete? Non ho mai fatto il nulla oscuro. Lo dobbiamo fare. Facciamolo. È la prima volta che lo vedo. Facciamolo. Non mi è venuto un attacco di raffreddore e tutto. Che bello. Vediamo un po'. Avvia, perché siamo comunque con la squadra fortissima. L'unica cosa che è un peccato che non mi fa vedere ai lati i personaggi I dei dati loro potenti. forniti dallo Shield hanno rivelato la posizione della squadra d'élite dell'AIM. Vabbè. Abbiamo l'occasione di eliminarla prima che l'AIM possa schierarla contro la resistenza. Sarà un'operazione rapida. Eliminate i bersagli e tornate indietro sani e salvi. Ok, però per esempio a me è di potenza 62. Mo uno mi dirà e quindi mi dà fastidio e mi urta perché in realtà gli altri sono di livelli alti. Chi è di livello ti fa di danno tutti livello 50 e ognuno ha un danno di 112, 150, 144. Nelle vicinanze c'è una squadra d'élite AIM. Aggiorno l'interfaccia. Ah, questa mappa non la vedo quasi mai. Copriamo le danze. Ehi, lo spingete! Se ne è per tutti! Davvero?
Lo so, molti che mi stanno di ma scusa, ma non sono a livelli più forti di te. C'è un fatto. La potenza che ho fatto di attacco a distanza è molto elevato. Questi li devo ancora molto. Ah, sì. Mo sarà uno spasso, vedete, mo dovrò livellare a lui esordente. Ok, uno scrigno a caso, apriamo. Intanto che i miei compagni combattono. Bello. Dovete sconfiggere tutti i membri della squadra d'élite. È la miseria. No, vabbè, no, va. Il trucco è farli allontanare un po'. Così, ho capito. E vabbè, allora. È la miseria. Ok, facciamo così, entriamo. È stata una massa salvata. Ok. Gli tolgo tutte le difese possibili e immaginabili. Olè. L'abilità che ho fatto, Pardervi, mi permette di togliere tutta quella cacchio di difesa che tengo. Bella. Non gli ho fatto nulla. La cosa non è corretta. Dov'è finito? Gira la testa, non va bene. Ho notato che. Oh, non gli faccio proprio nulla, faccio schifo. Aveva ragione che effettivamente sono più deboli di tutti gli altri. Uno dei loro agenti è a terra. Lol. Eccellente, altro agente a terra. Dai, bella, andata. Ben fatto. Avete neutralizzato tutti i membri della squadra. Più o meno, non è vero, non è vero. Ancora fa questa bug errore, non è vero. C'è ancora quello che dobbiamo ancora Altro scoprire. nemico sconfitto. Vedete la mia squadra quanto è potente? Perché la mia squadra è POP. Infatti nessuno ha perso molta vita rispetto a Kate. La squadra non è più una minaccia. Molto facile, in Non faccio altro che vincere, vincere, vincere. realtà. Vincere, guarda come sei fatto, guarda come dice. Ah, no, il coso viola! Il coso viola! Dai, dimmi che lo posso ottenere, ti prego. No. Che noia. Non Bel lavoro, Avengers. l'ho ottenuto. Con questa vittoria avete indebolito la IM e aiutato la resistenza. Continuate così. Ok, beh, è andata non male. Poteva andare meglio. Vabbè, ho affrontato comunque avversari più pericolosi di me. Allora, tornando. C'era questa qui. Poi stavo dicendo, avevamo questa qui, vedete, poi eccola qua un'altra apparsa, mo la faremo. Qua non c'è mai nessuno. Queste non mi interessano. Questo non mi interessa. Vedete questa missione qua? A parte che mo faremo anche queste qui adesso. Questa qui, vedete, mo io non lo posso fare questa perché sono di livello basso, però già l'ho fatto. Ed è una, andata. Poi abbiamo quest'altra qui. Questa qui mi dà fastidio perché non la posso fare. Perché mi dice massimo, vedete, lo dice proprio, richiesto 2 a 4 giocatori. A me mi urta sta cosa. Perché non posso fare questa parte di campagna. Per colpa della situazione che non ho un compagni che fanno Avengers. Bene, facciamo. Qual era quello che mi interessa? Andiamo con ordine. Dovrebbe starci questo qui che mi interessava, che era fuori Valonna. Dov'è? Dov'è? Era qua? Nascosto? Ecco. Che poi, fermi tutti. Se io vado su, c'è una missione. C'è una missione che non ho, che devo un attimo rivalutare. Dov'era? Dov'era? Era. Buonanotte. Ah, ho sbagliato mappa. Era qui. Madonna, ho sbagliato di nuovo qua, volevo dire. Questo qua. Ah, questa missione non l'ho fatta. Ta 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 ta, non l'ho fatta.
Lo dovrei fare questo, sapete? Lo potremmo fare, proprio facciamo questo. Poi faremo magari questa qui sotto. Che ne dite? Avvio. L'AIM continua a espandersi aggressivamente nel mondo. Gli Avengers dovranno fare di tutto per ostacolare le loro operazioni. Io monitorerò i vostri progressi e vi assisterò come potrò. Stava proprio per stare di livello lui. Lui sta ancora salendo di livello, deve arrivare al 50 per sbloccare tutte le sue abilità. L'AIM ha un reattore ARC nelle vicinanze. Ottimo. Distruggetelo. Volevo fare una cosa che poi mi sono ricordato che non lo volevo fare più, quindi sono rimasto a fissare. Ok. Bene. Ok. Vabbè, andate. Da notare, carta sfida, noi abbiamo fatto solo questo poco, niente poco. Dovremmo migliorare un po'. Ma tanto arriveremo al 200 qui, guarda che se lo sblocchiamo non è malvagio, eh. Man mano otteniamo punti di credito. È bello il fatto che puoi ottenere il personaggio gratuito, eh. Cioè, Capitan, per esempio, Pantera Nera sarà un personaggio gratuito. Molto interessante. Il reattore è alimentato da 4 scatole di derivazione. Distruggetele per poter distruggere il reattore. Boom. Mo sarà divertente sfondarli tutti, guarda. Io non faccio nulla, sono loro che si fanno menare. Io cammino e basta. Io non faccio nulla. Siete voi che vi fate menare da me. LOL. Andato. Dopo andiamo a affrontare l'abominio, attenzione. Scatola di derivazione distrutta. Potrebbe essere uno shock per te. No. No, dai, mi hai rubato la kill, antipatica. Non è facile. Dov'è quell'altro? Guarda che trovare. Vabbè. Andiamo qua. Mi avete rubato pure la kill, animale. Vabbè. Stai distruggendo questo, dovremmo riapparire altri mesi. Oh, è quello che volevo. No, poverina. Oh, avete rotto. Aia. Ho capito, però effettivamente sono molto messo male. Lo so pure cretino io. Tiè. Oh, come ti permette, animale? Chi è che sta ancora qua? Mamma mia che mi... Aia! Oh, ancora è vivo quello! Ammazzatelo! Io li odio questi qua. Oh, fatto. Fate attenzione, arrivano! Arrivano, io non lo vedo.
Oh, bello, questa cosa non l'avevo notato che potevo fare questo. Oh. Sapete che è aumentato il numero di giocatori su Steam? Io sono rimasto sorpreso. Per questo ho sperato di trovare. Scatola di derivazione fuori uso. Per questo ho detto, wow, spero di beccare giocatori. Così posso fare delle, quelle missioni che mi mancano da due. Ma secondo me è una questione di orario. Essendo che mo' è mattina, lì nessun americano sta a giocare, quindi. Eccellente. Avete distrutto un'altra scatola di derivazione. Andata. No, dovevo. Vedete, dovevo ferirlo un po' di più però, eh. Chi è che atterra Iron Man? Provare. Bella. È ancora vivo. Ok. Dov'è l'altro? Ah, ok, qui c'ho. Andiamo, ci toglie di mezzo anche questo. Dai, bene o male queste missioni non è che sono noiose. Però, soprattutto se ti concentri a fare determinate azioni. Ok. Ottimo lavoro, il reattore ARC si sta spegnendo. Avevo fatto una strage, mi ha fa. Avevo fatto una strage, mi fa. Mi sta bene, mi sta bene. Ok, bene. Vediamo un po'. Ben fatto, Avengers. Sì. Avete scatenato il caos. E ora l'AIM sta cercando di recuperare le ricerche perdute. Altri attacchi come questo e l'AIM non resterà al potere a lungo. Allora, vediamo un po' quell'equipaggiamento come sono messi. Fanno tutti schifo. Quindi vendo. Che serve? Assolutamente no. Vedete, io devo considerare sempre il miglioramento del personaggio. Vediamo un po'. La difesa va bene che la perdi un po', eh. Più che altro voglio vedere quanto mi aumenta di distanza, di attacco. Vabbè, tira. Niente, vabbè. Andiamo. Seleziona missione. Perché ovviamente c'è la missione quella là da fare, che non è qui ma si trova qua. Vedete, dobbiamo sbloccare, dobbiamo fare questo sempre più 5. Vabbè, ci può stare, perché dovresti arrivare a livello 100 per avere un livello decente contro di lui, però va bene così. Raccogli. Ok, aveva fatto delle missioni in più involontariamente, per me è tutto a posto. Avviamo. Dai, facciamo contro Abominio. Ehi, gente, sono Tio, il vostro gemello portale preferito. Non dite a mia sorella che l'ho detto. Avremo un problemino e il dottor Pin ci ha chiesto di farci aiutare per questa missione. I nostri hanno individuato la posizione di uno dei cloni dello scienziato supremo. Crediamo sia un'altra versione di Abominio.
Ovviamente non è una cosa che la Resistenza può affrontare da sola, ed ecco che entrate in scena voi. Ci aiutereste? Gli Avengers sono lieti di aiutare, Tio. Questo è un argomento... Teneremo ai margini del complesso. Avvicinatevi con cautela, Avengers. Questa è nuova sta missione. Cioè, allora, la mappa sarà sicuramente una che già conosco. Per esumo, assolutamente. Vediamo un po'. Però mi ha sorpreso il fatto della missione, che mi sembra forse nuova. C'è un gruppo di forze AIM più avanti. Comunque è bello, dai. Bel lato B. Non so se è meglio il lato B di Black Widow o dell'amica sua Kate Bishop. Sono tutti e due belle ragazze. Bene, andiamo. Allora, questa la missione è sempre la stessa, però cambia un po' la tematica. I nemici sono vicini. Questa è la mia presa. Questa è andata. Oh, però io ho provato. Sparisci. La cosa... Vabbè, ma allora avete visto quanto fanno male? Avete visto quanto cacchio fanno male? Kate Bishop, avete visto quanto fa male? Quindi vuol dire che il gioco si basa sul personaggio, sull'eroe in questione, quanti danni può fare. Quindi ecco che io dico, se il mio livello comunque può essere scarso, comunque una squadra ignorante. O se no, il gioco stesso dice... Aspetta, forse perché quella missione giustamente dice... Devono essere il massimo di 2, perché manca qualche personaggio di livello 50. Deve fare 150 di danno, se no non è un ottimo support. Forse quello, eh. Madonna, raga, che strage che ho fatto. Raga, gli abbiamo fatto malizia a questo. Secondo me questo dovrebbe essere più forte di me, ma io in realtà l'abbiamo menato tantissimo. Ho capito, però. Il posto di guardia non sa della nostra presenza, ma la strada per l'ingresso è molto stretta. Allora, quello era il boss fight da affrontare che teneva. Ci teneva d'occhio, insomma. Cioè, era quello che teneva l'aria sicura. Ma voglio fare una cosa, però. Vedete quanto io sto salendo di livello? In pratica, io devo andare su abilità. Ne ho 5. Cioè, allora praticamente è semplice. 1, 2. 4 e 5. Oh, ora sì che ce l'ho tutti ignoranti. Manco solo questi 3. Poi arriviamo qua. No, assolutamente no. Assolutamente no. Bene, andiamo. Abbiamo fatto una strage. Per caso sono quella telecamera. Tutti i membri della squadra d'elite. Aia. Mi dispiace solo per la... come si chiama? Per la telecamera che ha fatto una visuale schifosissima. Vai, ma qua dobbiamo stare... vabbè, quanta brutta gente. Se tutto va bene riusciamo a toglierli tutti. LOL. Fuori uno. Nemico a terra. Altro nemico sconfitto. Bella. Si vede che sono più forte. Eccellente. Altro agente a terra.
Bello. Beh, tecnicamente sì, non gli ho fatto un caso. Non gli ho fatto un graffio forse. Ben fatto. Avete neutralizzato tutti i nemici. Non è vero, ma perché? Ci sta ancora quello, perché giustamente avendo tolto tutte le difese, quelli dice giustamente sono facile da sconfiggere. La squadra non è più una minaccia. Oh, ce l'abbiamo fatta. Apri quella cacchia ai porti. Grazie. Intanto fammi vedere la situazione. Oh, ancora, ce ne vuole, eh? Vabbè, andiamo. Dai che stiamo facendo un'ottima giocata, raga. Ok, gente. In breve, dato che il processo gamma muta il DNA, il clone di abominio che stiamo cercando non è mai stato umano. Nessuna trasformazione, è solo un mostro. Sorprendentemente, per gli inumani funziona al contrario. Noi dobbiamo comunque venire esposti al Terrigen per poter attivare i poteri. C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Non lasciateli raggiungere la risorsa. Bei lati B, ok, andiamo. Terrigen, eh sì, giusto. Qua wow, bellissimo, ho ottenuto una cosa ignorantissima. Sì, sì. Ho visto però una cosa interessantissima. Fatemi vedere questo bel vestito. Questo bel vestitino. Molto interessante. Molto interessante, raga. Molto interessante. E questo lo vendo. Uno direbbe: come lo vendi? È semplice. Vedete, ho recuperato tutti i materiali di prima. Quindi, mo lo livello. Ecco, molto meglio. Molto meglio, mi ha potenziato drasticamente un bel po' di roba. Qua intanto invece ho sbloccato dei contenuti non fumetti, mi interessa questo. So che non lo trovo. Vabbè. Codex. Ah, il codex, guardate quanto bella roba ho. Solo che c'è un problema, mi dice 7 su 8. Perché mi manca, eccolo qua, il file di... strano, eh. Di maestro. Qua vedete mi mancano, quello che non capisco, 12 su 15. Quindi vuol dire che mi manca qualcuno. Qua mi manca uno di questi. Quindi ne hanno creato uno nuovo. Poi mi ricordo che ho sbloccato una nuova unità. A me dà fastidio che non lo puoi vedere. Non ti fa vedere l'anteprima del modello. Questa è una cosa che mi sarebbe interessato, sai? Ah, ecco, questo è il nuovo personaggio sbloccato, ecco. Vabbè, loro sono straignoranti. Vabbè, queste sono tutte le aree, ma l'ultimo nuovo è questo, giustamente. È questo che non capisco, mi manca delle aree, mi manco tre aree, che non capisco quali sono. Avendo fatto tutto il gioco al 100%, c'è qualcosa che mi sfugge. E siccome sono delle missioni... o so delle missioni, perché già mi mancavano, quindi vuol dire che ci sono delle missioni che io non ho fatto, devo ancora fare. Dovete sconfiggere quei nemici. Tutti per me. Ok, andata. Fatto fuori uno. Quello è stato appena menato.
Andata. Se io approfitto. Ok. Mi fa ridere quando dice possiamo farcela, se poi dopo. Basta, madonna, quella. L'odio quando si teletrasportano. Guardalo ancora con cercate chi. Cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Dopo. Abbatti questo. Andato lei, lui. E lui. No, l'ha preso. Aia, è arrivato quell'altro, è arrivato quell'altro, è arrivato quell'altro, è arrivato quell'altro. Chi è? Dai, madonna, che cosa che abbiamo combinato. È la madonna. Ehi, Jarvis. Nel database IM c'è qualcosa che ci dice come questo clone potrebbe essere diverso dall'originale? Oltre a qualcosa sull'obbedienza programmata e sull'aggressività aumentata, non dicono molto. Bene, in tutto ciò mi aveva detto che c'era un baule. Ah! Ma è la madò. Cosa ho schivato? Ma lo ricordo qui, allora aspetta, fatemi riabbattere tutti questi perché sono tutti. E questo è ragazzi. Perché c'era. Era una trappola, ma lo ricordo. Aia. Ah, il raggio. Qua era una trappola e ho capito però. Fammi da del tempo. Allora, dov'è? Mi sembrano proprio ostili. Ecco. Ah, ecco, vedete, c'era un po' di bauli, come ho ricordato. Apriamo questo. Qua era un laboratorio, mo ci attacco tutto, guardate. Poi per questo che mo lo sto facendo a posto, guardate. No? Ero sicuro, mi ricordavo che mi avevano attaccato. No? Ok, va bene, ok, allora. Va bene. Ci sono rimasto male. Madonna però. Ah, è vero. Guardate qua. Ma andiamo a fare un po' fuori un po' qualche avversario. Bersagli più avanti. Non li trovo. Eccetto questo. Qua ci dovrebbe stare un'area. C'è un'unità speciale nemica nelle vicinanze. Se la sconfiggete, potreste ricavarne qualcosa di utile. Ok. Vediamo se riusciamo a sconfiggere, che mi ricordo che era forte questo. Sta arrivando? Infatti, non lo ricordavo che era forte. Ma non tanto forte da non sconfiggerlo. Madonna, sul serio? Ah boh. Effettivamente è stato triste. Bene, andiamo. Oh. Ho sbagliato. Dai, affronti. Queste sono quelle missioni che mi piacciono un pochettino, perché c'è un po' di tutto in una sola missione.
E perdi un po' di tempo, per carità, però è una missione ignorante, vedo quelle missioni toste. Vabbè, chi se ne... Fatemi la situazione di equipaggiamento, eccetera. E questo lo migliora. Ah, ecco, vendiamo questo. Gni. Allora, gni perché è un gni. Ok, mi aumenterebbe. Beh, in realtà mi toglierebbe molto, però, la valutazione della... Boh, perché vedete, aumenterà, aumenta un po' di più la, il danno. Vedete, aumenta il danno a distanza e quella corpo a corpo. E più aumentato leggermente la difesa. Valutazione mossa eroica è stato leggermente calato, però non è messo malissimo. Per i gatti, vabbè. Dai, andiamo. Gli altri ci sono, raga? Mi lasciate solo? Pazienza. Siamo forti noi. Okay. Grazie per aver partecipato a questo esperimento, Avengers. Sono sicura che i dati raccolti mi saranno molto utili. Stai bluffando. Puoi fare solo una cosa, dottoressa, e non funzionerà mai sugli Avengers. Lo dice lei. Sei così lento. Che tristezza. Affrontiamo, dai, ti affrontiamo. Ma gli facciamo il culo, guardate. Patetico. Facciamo di vedere come lavorano i professionisti. Un regalo per te. Sulla metraglia. Ok, si è incavolato. Cercare di abbatterlo, l'unico modo di abbatterlo è colpirlo a raffica. Bravo. Sì, ma tu non sarai mai ai livelli di maestro, sei molto più debole. Vedete come si cura quel disgraziato con la sua abilità. È un genio. Non mi sono mai sentito così in controllo. Beh, tu sei un clone, quindi non sai un cacchio di quello che veramente sa fare. LOL, lo stiamo stuppiando. Il trucco è, vedete, con loro... Il trucco, raga, è... Attacca in tutta distanza con esseri come Abominio, Hulk e roba seria. Ma Maestro invece è un bastardo perché attacca a distanza. È molto bravo, riesce a attaccare a distanza. Lui fa poche tecniche a distanza, le onda tutto. Come questo ad esempio. Però no! Madonna che schivata! Madonna che potenza Iron Man! Gli stai togliendo dei pezzi? Ah no, l'ha schivato. Cioè schivato no, perché l'ha presa. Vedete, guardate la sua situazione con Charlie.
In piedi! Bellissimo, non so dove siamo. LOL. L'abbiamo sconfitto malissimo comunque, eh? L'abbiamo stupito proprio. Cioè, proprio non è niente lui a confronto di noi. Si sta sfogando, si sta per esplodere di rabbia. Ok, bravissimo, però... Watch out! Boom! Il clone di Abominio è sconfitto. Ben fatto. Grande! Bel lavoro. Oh. Sembra che abbiamo finito per ora. L'abbiamo massacrato. Vabbè, ma... Poi ovviamente compete con il vero Abominio. Qualcuno ha spara. Andata. Fammi vedere la situation. Abbiamo ottenuto robe. Tanta bella roba. Ok. Scusate se sono stato poco professionale, ma è stato impegnativo. I cloni di Abominio non scherzano. Avete fatto un ottimo lavoro. È stato un piacere vedervi all'opera. Ho preso un sacco di appunti. Probabilmente vedremo altri cattivoni clonati della IM. Ottimo. Allora, vediamo un po' la situazione. Madonna, che cosa mi dai qua, eh? Però qua è tanta bella roba questo. Mi abbassa un po', lo ammetto, il danno, però... Non è malvagio. Assolutamente no. Ma assolutamente no. Questo invece è buono. Questo è assolutamente buono. Eh sì. Oh, è andata molto bene, molto bene. Sì, questo va benissimo perché abbiamo drasticamente il modo, se lo potenzieremo saremo sui 60 di livello, come anche questo. Anche questo, quindi vuol dire che il suo livello di potenza sta iniziando a salire drasticamente. E oltretutto l'abilità, siamo pure a posto che sono due livelli, quindi uno e due. Quindi manca solo uno. Abbiamo già fatto tutte le sue missioni praticamente, tutte le sue abilità. Detto questo, vediamo un po' la situation, come siamo messi. Abbiamo sbloccato anche quella cosa di Abominio, quindi vuol dire che adesso abbiamo le abbiamo le missioni completate. Quindi anche l'abbiamo poi tolto, ma speravo che rimanesse. Ok, allora dobbiamo andare sul veicolo, raggiungi. C'è un motivo. Anzi, più di un motivo, perché ora dobbiamo andare a fare anche un'altra cosa. Comunque sta skin è troppo bella. Lo so che ho dovuto spendere quei 5 euro in più, lo ammetto, 5 euro veri, soldi veri, però devo essere sincero, se lo meritavo. Che poi ho messo le skin di Hulk, appunto, corazzato, a stile... Planet Hulk, e poi sono riuscito anche a ottenere la skin, a prendere, di Thor, versione diciamo molto fedele alla cultura norrena. Sbarbadello però, molto figo. Poi lo vedrete in qualche partita, insomma in qualche game. Comunque si vede che è stato un miglioramento di texture comunque. Anche questo costume si vede palesemente. Ma poi non soffre di caldo comunque il coso addosso. Ah, c'è il suo cagnolino qui comunque in tutto ciò, eh. Guarda che bello. Bravo Lucky. Fortuna, sto poveraccio lo chiami Fortunato, Fortunello. Poi, però non abbiamo Thor in giro, strano, non abbiamo Thor. Ah, c'è cosa? Non ti avevo visto. No, dovremmo fare un pigiama party con tutti gli Avengers. So fare dei nachos vegani fantastici. Ok, va bene. Vi ricordate quando lei era storta? Adesso l'hanno sistemata. Potrei fare un paio di telefonate per dare una rinfrescata all'armeria.
farci avere qualche nuovo giocattolino di quelli pericolosi. Ok. Dov'è quel coso, il coso di Torca? Ah, a parte qui, vediamo se c'è una una citazione, perché lui qua non l'ho mai fatto vedere qui dentro. Dai che Miss Marvel sarà giocabile, dai che cacchio, non vedo l'ora di Miss Marvel giocabile. Allora, volevo solo vedere Thor, non c'è? Non è qui Thor? Ero sicuro che era Thor in zona. Vediamo te. Match di elementi estetici. Ah, sì. Lo sapevo già. E quindi? Abbiamo nuove versioni, però... Hai capito? Vabbè, più che altro non mi interessano queste. Queste però vengono cambiati ogni tot giorni. Quello 6 giorni. Madonna, questi 6 giorni, veramente, che tristezza. Quindi adesso hanno riaggiornato proprio il costume. Quindi ogni 6 ore cambierebbe costumi e cose. Buono, buono, hanno migliorato sta cosa. Sì, però Thor io non lo vedo, volevo far vedere il costume di Thor. Thor non c'è. Oh, se no sta in camera sua Thor. Voglio far vedere il costume di Thor, che cosa gli ho fatto. Se lo vediamo, eh. Oh, eccolo là. Vedete? Vedete che bella skin di Thor che gli ho dato? Come ci si sente a essere tornati? Bene, mi sembra la cosa giusta, capisci? Sì. Ci siamo sentiti tutti così, come tornare a casa. Vedete quanto è bella la sua skin, è troppo bello. Va bene, che stavo dicendo? In realtà dovremmo andare da una parte, perché se non sbaglio con le missioni, se andiamo alle missioni, se riesco, ecco qui, dovremmo fare... guarda, ci manca poco, però abbiamo fatto un 42 qui, non lo sapevo. Quindi dovremmo andare a sbloccare i premi. Bentornato, grazie. Dovremmo andare qui. Anche se ci stanno delle missioni qui, vedete? Quindi facciamo questo allora. Magari posso sbloccare qualche cosa. Devo dire che cosa sblocchiamo? Beh, sblocheremo. Anzi, faccio così: seleziono compagni, vedete? Mo togliamo questi che li abbiamo già usati. E adesso cambiamo e mettiamo. Mo' divertente. 1, 2 e 3. No, anzi, meglio. Peggio. Vorrei mettere 1. Qua però è una barzelletta che c'è mezzo bug. 2 e 3. Abbia. Volevo dire abbia. Così vedete una variazione anche di personaggi, dai. Abbiamo individuato una struttura IM vulnerabile. Sebbene sia protetta dai sintoidi di sicurezza, è buggato, vedete, che c'è lui. Possano trionfare facilmente. Eliminate tutte le forze IM incontrate. Bene, andiamo. C'è sta. Dirigetevi verso il luogo segnato sull'interfaccia. Bello comunque il costume che ha comunque i personaggi. Ehi, non spinge! Se n'è per tutti! Veramente non ho fatto una strada. Ci sono rimasto male. Aspetta, c'è uno scrigno là.
Perché dovevi sbloccare anche la, la la cosa degli scrigni, non l'ho ancora sbloccato. Piuttosto missioni, bello. Ecco, vedete, manca ancora quello. Tieni modulo di potenziamento 1 su 4. Ah, ok. Ah, sconfiggi i nemici con le mosse eroiche ancora. Buona sciocchezzuola. Ottieni modulo di potenziamento. Ah, tutti e due i moduli di potenziamento. Collezionismo. Che cos'è? Ah, il fumetto. Ah, vedete quanti fumetti ho? C'è tanto da sbloccare. Poi abbiamo l'equipaggiamento, che in questo modo lo stiamo livellando, quindi a posto. No, stavo un attimo vedendo, raga. E le carte, vedete, siamo messi bene, stiamo per livellare anche questo. Così almeno sblocchiamo contenuti, raga, del personaggio. Dai che mo facciamo una strage, guardate, mo faremo una strage. Soprattutto perché abbiamo Hulk e Thor. Hulk e Thor insieme fanno veramente un massacro. Un massacro. E non scherzo, eh. Dovete sconfiggere quei nemici. La mia impressione è stato appena ho visto un robot volare male. Raga, ho fatto una strage. Raga, abbiamo fatto una strage. Avete visto quanto sono forti Thor e Hulk? Cioè loro due sono fanno una strage. Vabbè, ho fatto la squadra OP, cioè. No OP, tutto a danno. Fateci caso, quelli là che fanno danni a corpo a corpo ho messo. Come appunto Capitan America e compagnia bella, cioè. Alla fine ho messo loro insieme. Pensateci, quelli che avevo usato prima erano palesemente tutti a distanza, quindi ovvio che la squadra bassa era molto più idonea contro Abominio. Qui, essendo che è tutta una questione che si concentra tutti in un punto, è la Madonna, ci sta tutto che vanno bene i nostri cari forzuti. Che questo fa male. Aia. Mi dispiace. Culo. Poi Capitan America, sei nei guai, eh? Chi è? Andato. Ha dato Hulk. I nemici sono stati sconfitti. Andato. Molto interessante. Abbiamo fatto una strage. Oggetti che volano, giusto. Bella partita. Mi è piaciuto questo bel gameplay. Mi è piaciuto veramente questo bel gameplay a tema Avengers. Bel lavoro, Avengers. Quanta roba. Non sarà l'ultimo assalto sferrato contro le forze dell'AIM. Ecco, ma ha indebolito molto le loro capacità. Certo. Mo, vedete, abbiamo fatto una missione, abbiamo praticamente sbloccato solo questo, quindi vuol dire che ci mancano ancora. Vabbè, ma questi mo li faccio per fatti mia, così arrivo almeno qua e inizio a sbloccare. Poi abbiamo assolutamente no. No. Di nuovo no. Se mi togli quell'1% magari ti accetto. Ok, perfetto.
Ok. Perché questo mod deve essere livellato, eh. Se io questo lo livello. Dovrebbe aumentare un po' la potenza degli altri, no? Nì. Vabbè, però comunque la mischia sta iniziando a diventare più forte del... No, non proprio, non va proprio bene, 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 eh. Vabbè. Lo scopo mio è anche quello. Dai, che qua, mo lo li... Ecco, ok, perfetto. Inizia a farsi valere, dai. Oh, tieni. Andato, dai, andato, andato. Può andare bene, sta migliorando. Perché comunque ricordatevi che lui è un umano, quindi dovrebbe essere tutto equilibrato di tutte le sue caratteristiche. A posto. Bene, ragazzi, io qua vi saluto. Guido il 38, al prossimo video passo e chiudo. Bene, ragazzi.